Ciao a tutti, amori miei, e ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amori. Oggi andiamo a fare il guacamole, guacamole, guacamole. Quello buono, quello buono, quello buono, quello che fa bene, che fa bene, che fa bene. Famo il guacamole, dai. Allora, iniziamo con i nostri pomodori. Usiamo per 4 avocado, 2 pomodori. Io li taglierò così in 4, poi andrò a togliere se ci sono i semi in eccesso, ma qui comunque non ci sono, quindi li lascerò. A me non danno fastidio, chi danno fastidio basta metterli sotto l'acqua, questi guardate corrono via molto molto facilmente, vanno via così anche con l'acqua senza l'uso del coltello. Poi, una volta fatta questa operazione, si va a tagliare il pomodoro a cubettini piccolini, quindi molto molto carini, che danno colore e freschezza al guacamole, che potete trovare sul mio canale. Quindi se cercate il guacamole ok, così pomodorini così tagliati piccolini, ne tagliate due e poi lo mettete a parte. Oh, a chi danno fastidio i semi del tutto facile facile, fate così. Ed ecco qua, avete il vostro pezzettino di pomodoro senza neanche un semino. Allora, i pomodori sono tagliati, eccoli qua, li mettiamo a parte. Poi ho tagliato una cipolla piccola, secondo me questa è sufficiente per 4 avocado, se ne volete di più mettetene in più, per me è troppa. Poi qui abbiamo il limoncello, no, abbiamo la spremuta di 2 lime, quindi spremuti molto bene, se il lime è grande. E insomma, fatene un bicchierino così da sciottino, ok? Il lime, per chi non lo sapesse, è diciamo l'amico del limone, però tutto verde. Allora, come si pulisce un avocado? Si prende l'avocado maturo, questo è del contadino vicino a casa mia, è un super must, è bellissimo. Quindi si taglia così, al centro c'è il nocciolo della situazione, si gira, eccolo qua, bellissimo. Coltellata sull'osso, si gira l'osso, si toglie l'osso. Con un cucchiaio si va a scavare all'interno, si toglie molto facilmente la polpa ed eccola qua. Rimane soltanto la buccia da buttare. La polpa si mette a parte in una bulle e poi si metterà subito il limone, altrimenti si ossida e diventa nero facilmente l'avocado, ok? Poi con una forchetta della santa pazienza iniziate a schiacciare tutto, per quello che ci servono maturi, non servono duri. Poi se in mezzo alla polpa schiacciata rimane qualche pezzettino, ben venga, perché fa molto più casareccio, molto più casero, e questa è una salsa che messicana che ha raggiunto tutte le parti del mondo e ci sarà una minchia di motivo. Andiamo a mettere il pomodoro per dare colore e sapore. Andiamo a mettere il lime, la cipolla, tutto dentro, si mescola così, molto molto velocemente. Mamma mia, appena mettete queste cose qui sale un sapore de Messico che no, che non vea, che non vea, che non te posso dire, che non te posso dire. È buonissimo davvero. Adesso io metto anche un pizzichino di sale e un goccino di olio di oliva, un goccino, diciamo un cucchiaino a dir tanto, un cucchiaino, e mescolo, continuo a mescolare molto molto bene. Mamma che odore! A questo punto lo facciamo un po' riposare così e c'è la parte piccante. Per la parte piccante io userò un peperoncino bello fresco, tolgo i semi all'interno, che sono quelli che mi danno il piccante fastidioso, e rimarrà soltanto la buccia che mi dà il piccante, quello piacevole, e lo vado a sminuzzare come il pomodoro. Poi attenzione, a chi piace il piccante forte può lasciare i semi all'interno, a me sinceramente non piace perché va a coprire tutti i sapori. Qui di semi diciamo che ce ne sono ben pochi, potete usare anche il peperoncino verde, che diciamo che è quello che si usa maggiormente per questa ricetta qui. Io preferisco il rosso, quindi a voi la scelta, ragazzi. Questa è una cosa che io faccio per i miei familiari e per me, e questa è la soluzione che più mi aggrada. Infatti, su tutte le ricette
io metto guacamole di Simone, pasta e fagioli di Simone, se no altrimenti ci sono quelli che dicono ma in realtà si fa così, ma questa è di Simone, quindi io li frigo così, ok? E poi mettete dentro, semplice semplice, questo peperoncino ha un bellissimo sapore perché dentro non ci sono i semi, quindi c'è tutto il buono del peperoncino, sì piccante, non ustione, tanto sapore, perché anche il peperoncino non è solo piccante ma ha un gran sapore. Quindi mescoliamo il tutto, adesso coprirò con della pellicola per farlo insaporire bene bene bene, lo metto in frigorifero e tra mezz'ora lo veniamo a riprendere, ok? Quindi ti veniamo a riprendere come i bambini a scuola. Aspettaci, eh! Eccoci qui, mezz'ora passata, andiamo ad aprire. Mamma mia, e appena l'aprite sale un sapore che io non so spiegarvi, è veramente spettacolare. Adesso lo andiamo un po' a lavorare e la impiatteremo. Allora io adesso l'ho messo un po' così, ma voi potete metterlo come volete, la forma non ha importanza, soprattutto il sapore. Qui in mezzo vado a mettere un po' di yogurt magro che si sposa benissimo con il guacamole e fa anche colore. In più metto una salsa messicana di ottima qualità, ecco qui, questa è piccante, ma insomma diciamo che così si presenta benissimo, è bello, è colorato, è saporitissimo e comunque sono prodotti al 100% casalinghi e quindi sapete quello che ci avete messo. Allora cuccioli belli, io ringrazio Dio tutti i giorni che voi mi fate compagnia, veramente questo è un piatto bellissimo, colorato, i colori ricordano un po' la bandiera anche del Messico, no? Quindi vado ad assaggiare, guacamole si mangia senza un ordine preciso, si intinge così e si va. È meraviglioso. Assaggiamolo con lo yogurt. La freschezza dello yogurt e il guacamole è qualcosa di unico, è davvero unico. È estivo, ma anche d'inverno si può usare in tutte le birrerie, in tutte le case ovviamente. Insomma ragazzi, questo sapore è unico, davvero unico. Il guacamole non si usa soltanto per antipasti o snack così come ve l'ho fatto vedere io, c'è anche il metodo UK che sarebbe tortillas ricoperte di formaggio al forno, formaggio fonde e poi sopra ci metti il guacamole, yogurt e piccante e si mangiano così con il formaggio fuso, ottimissimo. Se fate il chili con carne potete mettere il guacamole, fate un'insalata con gamberetti e salsa rosa, sotto potete mettere come base il guacamole. Il guacamole va con carne, con pesce, con insalate e con snack, potete usarlo per mille occasioni. Spero di essere stato più chiaro possibile, ci vediamo alla prossima ricetta, fatemi sapere come andate e condividete. Grazie mille, ciao!